Ciao a tutti, buonasera. Allora, oggi video haul perché sono stata a Bologna un giorno, anzi in realtà delle ore, perché sto chiedendo la tesi e vabbè, dovevo andare al ricevimento da un professore, poi ho fatto una giratina prima di prendere il treno per i negozi, quelli in via Indipendenza, e alla fine ho comprato delle cose. E qualcosa in saldo, qualcosa non in saldo, da H&M, tipo, mi faceva schifo la roba in saldo, quindi comunque ho preso due cosine che costavano però poco. E va bene, poi mi sono arrivati anche delle cose da Romwe e da Shinside, quindi vi faccio vedere anche quelle. Partirei proprio dalle cose di Romwe perché ho due giubbotti, sono fuori dalle buste. Quindi da Romwe ho preso questo giubbotto che è simile a uno che vi ho fatto vedere poco tempo fa, però in realtà dai siti risultavano di colori decisamente diversi. L'altro che è arrivato, che è una Havana, doveva essere più un grigio, più un colore freddo, e invece questo doveva essere un bel colore caldo, anche se la forma non è proprio uguale, però in realtà si assomigliano più di quanto mi aspettassi. Dei due questo mi piace, credo, decisamente di più dell'altro. Vabbè, totalmente rivestito di pelo. Un pelo morbidissimo che dà, non so voi come lo vedete, però insomma è un bianco piuttosto che dà sulla Havana, appunto. Il taglio è sempre di questi qui, molto da montanaro, però questo è più a motociclista, questa chiusura che lo lega così sul fondo e le cerniere così più aggressive, e mi piace più dell'altro. Mi piace di più perché l'altro è un po' troppo romantico, invece questo, nonostante sia di questo colore, è piuttosto aggressivo, mi piace tanto. C'è anche le cerniere qua sulle maniche, i cerneroni davanti. Sì, è più, insomma, modello da moto, questo qua. Poi da Roma ho preso questo golf qui con questi fiori super fosforescenti, fucsia e rosa, di pelino così. È super morbidissimo e anche caldissimo. Infatti io è la prima volta che lo metto. Sotto ci ho messo una maglietta a maniche lunghe e anche la canottiera per fare lunghezza. Però mi sa che mi devo togliere la maglietta a maniche lunghe perché veramente muoio, muoio, muoio di caldo. E poi di Rom, un nuovo arrivo sono anche queste scarpe. Sono questi stivaletti cutout con questo cutout dietro, con la para alta ma uguale sul davanti e sul dietro, e hanno questo dettaglio di borchie e di queste agganciature argento, anche le borchie sono argento, su tutta la para. Questo dettaglio qua in realtà, anche se è particolare, a me non mi piace molto, e quindi penso che le colorerò in nero appena mi torna in mente che ho tempo. Comunque questi stivaletti qua, di questi appunto io parto un 37-38, ho preso un 39 perché le scarpe di Romwe vestono piuttosto piccolo. Sono belli grossi ma sono veramente leggerissimi, cioè sono veramente senza peso, e vabbè, insomma, che ce l'ho stasera ai piedi. Poi vi faccio vedere cosa ho preso di H&M. Allora, da H&M ho preso due cose non in saldo, ma costano tutte e due veramente poco. Ho preso questa gonna nera, che è una midi skirt, di quelle che arrivano sotto il ginocchio, pencil, e ce l'ho già, tra l'altro ce l'ho già anche in jersey come questa, perché è di maglia piuttosto spessa e elastica, ma questa è una lunghezza deficiente, cioè è una lunghezza che dà, non è aderente sotto il ginocchio, ma è aderente tra proprio a metà altezza tra il ginocchio e la caviglia, cioè non ve lo so neanche spiegare. Comunque vabbè, me lo vedrete sicuramente in un outfit, quindi questa gonna qui di lunghezza da deficiente, questa l'ho pagata 10 euro nonostante non fosse in saldo. Sempre non in saldo, ma anche questo l'ho pagato 10 euro. Ho preso questo maxi kimono in chiffon, super lungo, arriva quasi fino ai piedi, con questi spacchi laterali sul fondo. E è naturalmente una cosa estiva, però sono quelle cose che poi le trovi quando le trovi, e poi d'estate non l'avrei ritrovato di sicuro. Ha le maniche ampie a tre quarti, è proprio kimono. E me lo immagino, dato che è molto trasparente, me lo immagino proprio poco vestita sotto d'estate, appunto, con gambe nude, minigonna, un top. E questo qui che faccio contrasto, però di a dimensione, perché sono di quei capi che appunto, anche se è estate, c'è una manica a tre quarti, così leggero che lo puoi mettere, insomma. Questo qui 10 euro. Poi vi faccio vedere due cosine che ho preso da Shinside. Vado in ordine sparso perché ho le cose dentro le buste per farvele vedere. Da Shinside ho preso questi pantaloncini qui fantastici. Sono un melangiato bianco, nero e grigio. Sono tipo, non so, tuta, ok? Come forma sono tipo tuta. Io li porto a vita alta. Hanno questi spacchetti sui lati. Sono tipo joggers, però sono joggers, insomma, tagliati a pantaloncini corti. Sono di questa lana melangiata fantastica, così.
veramente, veramente, veramente fighi addosso. E me li immagino tantissimo con tipo una maglietta basic infilata dentro sul davanti, un cardigan, una felpa addirittura, proprio portarli tipo sportivi, però magari con gli stivali, una borsa di pelle nera, insomma, non lo so, insomma. Vabbè, questi calzoncini qui, questi pantaloncini qui. E poi ho preso un colore che io non ho acquisto mai, ma mi sto lanciando in questo periodo e ho preso allora questa maglia qui verde, verde, questo bel verde smeraldo proprio. E è fatta di un tessuto particolarissimo perché è tipo di panno lence, però elastico. Cioè, non lo so, è veramente, cioè, un tessuto veramente, veramente strano. Sembra un po' il tappeto per giocare a carte, molto, molto, molto elastico. E è tagliata così larga, ma il taglio super geometrico proprio. Tagliata tipo come se la disegnaste. Mi piace veramente tanto, sia perché è un colore così forte che per il taglio così liscio e semplice. Questa maglia qua fatta di tessuto per giocare a carte. Sono stata da Bershka, da Bershka veramente c'era roba bruttina ai saldi, c'era tante cose ma rimasti colori assurdi, taglie assurde, insomma, quindi non c'erano tante cose. E ho preso questa canottiera, qui in canottiera. Questo top, crop top, perché è largo ma è co piuttosto corto, sta molto moscio addosso, quindi questa larghezza in realtà poi si va a perdere, anche se sulle maniche rimane piuttosto scostato. E in questa fantasia bianca e nera che trovo stupenda, e questo l'avevo puntato proprio quando è uscito. E poi non l'avevo preso perché non lo so, forse non mi ero mai fermata o avevo resistito. Costava 15 euro, io l'ho pagato 5 euro comunque, quindi ci ho guadagnato aspettare. Tra l'altro ce n'erano tantissime perché evidentemente non è piaciuto molto, io lo trovo veramente fantastico. E vabbè, questa maglia dietro invece è tutto nero così liscio. E poi ho preso questo golfino qui. Che mi immagino tantissimo con la gonna di pelle nera vita alta che avevo per l'outfit del matrimonio, che poi in realtà qui su YouTube non ho mai fatto vedere. Comunque forse quella gonna ce l'avevo anche per qualche outfit della serie delle vacanze di Natale. Vabbè, insomma, me la immagino con la mia gonna midi skirt a vita alta di pelle. E è questa lana grossa. Questa lana grossa così, con questo collo molto 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 ampio, e anche questo tagliato corto appunto per la vita alta, però le maniche lunghe, è ciccioloso e caldo nonostante sia corto. E è un bianco purissimo, mi piace tanto il fatto che sia un bianco purissimo, e me lo immagino appunto con un outfit basic, quindi questo qui, una gonna di pelle a vita alta nera, magari tacchi quelli con il tacco argento, insomma una cosa molto così pulita. Con questo qui. E poi sono stata da Zara e da Zara ho preso altre due cose. E da Zara ho preso questo golf particolarissimo, nonostante sia molto liscio, che costava 50 e io ho pagato 20. E è questo golf tipo sempre di lana, così grossa e pucciosa, sempre col collo alto abbastanza ampio. Così, un grigio molto freddo che dà un po' anche sul celeste da quanto è freddo. E è particolare perché è fatto così, a scoiattolo volante, tagliato corto, quindi sta moscio, se lo appoggiate sulle spalle sta moscio, io lo userò come giubbotto, proprio come mantella, tipo poncho, insomma. Cioè, sicuramente non sotto, ma come sopra. E è destrutturato bellissimo, ma basic. E vabbè, mi piace tanto, 50-20. E poi come ultima cosa, una cosa un po' particolare, perché insomma è un po' particolare, infatti anche di questo c'erano tutte le taglie da Zara, ho preso questa giacca bordeaux, giubbottino anzi, perché è un giubbottino corto, tra l'altro ho preso l'XS perché è molto lungo di maniche, volevo prendere l'S perché qui non mi c'entra nessun'altra cosa sotto, forse un golfino super leggero, però insomma è troppo leggero per portarlo adesso fuori. E io invece lo volevo mettere subito fuori, però alla fine ho preso la XS che mi sta più giusta di maniche, anche se addosso è piccina, sicuramente non c'entra niente sotto. Fatto sta che è questo bordeaux scuro, bordeaux bello intenso, e ha la particolarità di avere tutti questi brillantini, tutti questi ricami con le paillette e anche brillantini da tutte le parti. Il ricamo è questo, chissà se vedete qualcosa, vabbè, il ricamo è questo.
cioè proprio tutto, è tutto ricoperto, incrostato di brillantini e lo trovo una cosa veramente bella e particolare, ma non esagerata. Cioè, è da portare questa qui, nonostante abbia dei brillantini, da portare assolutamente di giorno, non me lo immagino, non me lo immagino di sera. Vabbè, insomma. Questo giubbotto qui, questo l'ho pagato 30, mi ricordo, e costava 80, quindi vabbè. C'erano tutte le taglie di questo, perché sì, è abbastanza particolare, però mi piace tantissimo, tantissimo. E poi credo che il bordo alle bionde stia veramente bene. Stia veramente bene. Va bene.